in collaborazione con Spluga Petroli. Spluga Petroli è specializzata nella vendita, fornitura e distribuzione di prodotti petroliferi, oli e combustibili per diversi settori di impiego. La distribuzione è garantita da un'efficiente e affidabile organizzazione che copre il territorio della provincia di Sondrio e dell'Alto Lago di Como. Spluga Petroli, via Marconi 3 a Chiavenna, www.splugapetroli.com. It's playoff time! Buonasera e benvenuti al Palaghiaccio di Chiavenna per questo incontro tra Chiavenna e Vinschgau Icefix, andata dei quarti di finale dei playoff di Italian Hockey League in questa serata di giovedì 22 di febbraio. Buonasera da parte mia, Nicola Prati. E da Luca Ricciotti, buonasera. Salutiamo subito in apertura il nostro compagno di avventure Pietro Del Curto, che oggi non è potuto essere dei nostri, certo. Ci sta seguendo ovviamente da casa. Luca, subito, partita fondamentale contro un avversario che abbiamo già affrontato durante la stagione, un avversario comunque difficile, diciamolo. Sì, molto difficile, li abbiamo battuti se non sbaglio nella regular season. Esatto, sì. È una partita fondamentale da vincere, anche perché non c'è l'eventuale bella e si gioca al ritorno in casa loro, perciò bisogna andare in casa loro con una vittoria in tasca. Fondamentale, appunto, andata e ritorno, in caso di pareggio poi ci sarebbero i overtime e poi shutout. Eventualmente shutout, sì. Esatto, questo è il programma. Fondamentale partire bene qui dal Palaghiaccio di Chiavenna nell'andata di questa serata. Vediamo subito le immagini dal ghiaccio, vediamo il Chiavenna che sta prendendo spazio sul ghiaccio, si stanno comprendo le linee, dopo ovviamente i consueti saluti tra compagni di squadra, il vostro saluto segreto, giusto Luca? Sì, sempre quello da anni e anni. Sempre quello. Hai avuto modo di seguire la nostra squadra, i Verde Blu, per capire come si schiereranno in campo, se ci sono... Non ho seguito più gli avversari più che i nostri, vedremo all'inizio della partita se avrà cambiato qualcosa, okay, nelle linee. E i nostri avversari come è una bella squadra, bella squadra, tosta. Siamo pronti per incominciare. Chiavenna, Vinschgau Icefix. It's playoff time. E allora vediamo in campo per Chiavenna. Vedo Podolski, vedo De Anesi. Quindi siamo con come settimana scorsa. Esatto, stesso schieramento. Chiavenna che attaccherà da sinistra verso destra nei vostri teleschermi, da destra verso sinistra invece Vinschgau Icefix. Oggi Chiavenna come di consueto con la maglia bianca con finiture verdi e blu, nera con finiture arancione invece la casacca dei nostri avversari. A questo punto possiamo partire, Luca? Certo, certo. Buona fortuna soprattutto ai colori verdi e blu. Incrociamo le dita. Si comincia con l'ingaggio iniziale. Subito Vinschgau alla conquista del disco.
Partita infrasettimanale, ma che comunque vede già un buon numero di persone sui nostri spalti. E vedo anche al botteghino, come si dice, ancora movimento. Quindi sì, ma penso che ne arriverà ancora. Si aggiungeranno altri tifosi. Si lotta a centrocampo per la conquista del disco. C'è Podolski aiutato da un compagno, ma la meglio Vinschgau Icefix. Attenzione, patina veloce Klein, Adrian Klein, che prova a toccare con un compagno. Interviene Denis Gherardi a recuperare il disco e a provare il rilancio in avanti. Podolski tenta un attacco fermato dalla difesa ospite. Avremo poi modo anche di dare spazio alla composizione del calendario delle prossime partite, poi lo spiegheremo anche a chi ci segue da casa per dare un quadro completo. Luca, certo, intanto gioco interrotto, c'è in porta Guanella, speriamo che stia bene questa sera. Eh sì, l'ultima partita ricordiamo è stato sostituito in corso d'opera da Masini, che comunque si è comportato benissimo. Sì, sì, dovrebbe essere completamente ristabilito anche Guanella, è importante. Attenzione a Vinschgau Icefix, pattina veloce il tiro. Bravo Giovanni. Proprio dal nostro portiere, il tiro di Fuchs, Jakob Fuchs, che con una pattinata veloce ha superato il centrocampo, è entrato nel terzo chiavennasco e al minuto 1.05 ha tentato la conclusione parata da Guanella. Ricominciamo sempre con Vinschgau in attacco, qui c'è una segnalazione forse di fuorigioco. Un minuto e 11, comunque già abbastanza intenso per quanto riguarda... No, sembra un bel ritmo all'inizio. Un bel ritmo, sì, tra le due squadre. Cerchiamo di ancora studiare l'avversario, ma comunque mettere fuori la testa non è sicuramente male. Attenzione, qui un disco perso dalla difesa di Vinschgau Icefix, recuperato dalla nostra compagine. Ancora Fuchs, si sta già muovendo bene in questi primi minuti, cerca di andare via tra la linea difensiva chiavennasca. Lottano i giocatori verde-blu per non lasciare spazi alla squadra ospite. Si prova a ripartire, c'è De Alberti che non riesce a sfruttare il rimpallo di Gherardi sulla balaustra. Ancora Chiavenna con De Alberti fermato. Sono molto aggressivi loro. Sì, puntano molto sul fisico, è vero. Abbiamo visto un paio di contrasti qui davanti alla nostra postazione, sì, che fanno capire insomma di che pasta è fatta, certo, la squadra di Vinschgau Icefix. Ancora loro, il possesso del disco interrompe bene l'azione Marini, ma Vinschgau riesce a portarsi in avanti con il numero 13 Philipp Eberhofer. Anche in questo caso disco bloccato da Guanella e si ricomincia con un ingaggio nel terzo chiavennasco. Speriamo che la partita contro Ares Sport della scorsa settimana di è stata sabato una bella partita, abbia giocato, esatto, bene, forse anche avendo già risultato acquisito, magari hanno giocato anche con la mente più serena, libera, e più attenzione, libera. Un tentativo ravvicinato, trova Guanella pronto. Non ho visto il giocatore di Vinschgau, dovrebbe essere Guarise, Michael Guarise, che ha tentato la distanza ravvicinata, ha trovato pronto il nostro estremo difensore. Sì, dicevamo appunto, la partita scorsa ha magari giocato a mente libera, ha contribuito a preparare i nostri giocatori sia a livello mentale ma anche fisico, perché abbiamo affrontato, certo, una squadra veramente molto preparata, molto forte, e anche con un livello forte, tecnico alto. Fare 7 gol alla Osta non è facile. Esatto, speriamo che abbia aiutato per preparare. No, ma stasera secondo me devono stare tranquilli. E qui c'è subito il gol. No. Ho visto Tava con le braccia alzate, sembrava un gol. Non è entrato purtroppo. Il classico disco che danza sulla linea. Ci vorrebbe il VAR in questa situazione, sì, qua. Beh, comunque queste azioni vanno sono bene. Sono partiti bene. Facciamo vedere anche noi che siamo della partita. Certo. Vanno bene le folate offensive di Vinschgau Icefix, ma anche noi non dobbiamo essere da meno. Lo abbiamo dimostrato al terzo minuto di gara.
No, dobbiamo stare tranquilli perché la partita si può vincere anche alla fine, perciò sì. L'importante è non subire gol da loro e giocare tranquilli. Esatto, anche perché poi non contano gol fatti, no, no, conta solo il risultato finale, quindi per assurdo va benissimo anche un 1-0 strappato con certo. I denti nell'ultimo minuto. Qui un tentativo dalla distanza, parato ancora da Guanella, prova a uscire dal terzo verde-blu la nostra formazione. Per il momento non ci sono molti spazi per infilarsi in contropiede. No, no, si stanno ancora studiando un po', penso. Ecco De Alberti, prova a entrare nel terzo arancio-nero, un tentativo. Gioco interrotto. Bravo anche comunque De Alberti. No, va sempre bene. Quando il portiere blocca il disco e facciamo l'ingaggio nel loro terzo, va sempre bene. Eh sì, si va a schiacciare la squadra nel proprio terzo, esatto. Si va a posizionarsi in attacco e magari a sfruttare qualche varco lasciato dalle maglie avversarie. Tifo sugli spalti, sempre caldissimo qui. Sì, quello alla c'è palla sempre. Ghiaccio. Ottima. Bravo Finessi. L'azione di Finessi contrasta, che va a contrastare l'attaccante avversario. Fuori gioco. Fuori gioco. Siamo live questa sera su TSN, canale 85. In questo 22 di febbraio vi raccontiamo l'andata dei quarti di finale dei playoff di Italian Hockey League Prima Divisione. Attenzione, un disco perso da Vishga Weisvix, il tiro di Denis Gherardi parato subito dall'estremo difensore di Vinschgau, Patrick Ladurner, che riesce a deviare dalla porta questo tentativo. Bella occasione, hanno perso il disco loro in difesa, bisogna pressarli perché perdono spesso il disco. Se riusciamo a mettere questa pressione mandiamo in magari esatto. confusione il difensore. Senza rischiare più di tanto. E qui è stato bravo Denis Gherardi a andare a concludere questa azione. Se ne prova a ripartire Chiavenna con Tava, riconquista questo disco Tava, si porta nel terzo avversario, cerca l'aiuto dei compagni, lo trova in Zandonà che dalla distanza tira ancora la parata dell'estremo difensore arancio-nero. A sua volta la squadra a ospite riparte. Zandonà che ritorna in difesa, recupera senza problemi il disco, lo dà a Peterson che a sua volta lo perde. Vishgau Icefix prova a mettere dentro, non aggancia il disco Andreas Paul, e si riparte da centrocampo. Addirittura arretra la difesa ospite nel proprio terzo per trovare i compagni. Ancora Paul lascia per un compagno dalla distanza il tiro di Andergassen. E ancora Guanella al quinto e 56 va a bloccare. Se ne approfitta per cambiare le linee, giustamente, rifiatare. Certo. Si lotta molto a centrocampo, dobbiamo dire che sulla linea di metà campo ci sono un sacco di contrasti regolari per il momento, ma sì, comunque sì, certo. Molto intensi, a sottolineare insomma che l'agonismo questa sera è della partita. Sì, sì. 6:22, 0-0 sul cronometro. Luca, hai avuto modo di valutare posizionamento delle squadre, valutare qualche tattica particolare adottata dai nostri? Ma loro pressano parecchio, Però anche noi stiamo facendo un bel pressing nel loro terzo, infatti l'occasione che abbiamo avuto un paio perché gli abbiamo rubato il disco. Ricominciamo con Chiavenna ancora in attacco, un passaggio che non trova De Alberti, la difesa di Vinschgau può ripartire, il disco è a Finessi per i verde-blu. Alberti lotta con Pircher, riesce Chiavenna a riconquistare il disco. Attenzione, ancora Denis Gherardi davanti al portiere
non riesce a concludere a rete in questa occasione. Quando comunque entriamo nel terzo avversario facciamo male. Sì, sì, facciamo male, sì, sì. De Anesi anche qui, si libera del difensore, ancora De Anesi. Dentro! Oh, bravo, bravo. Dalla distanza Marini, parato anche questo tentativo. Ricomincia Vinschgau dal proprio terzo, prova a uscire con Nagel. Finessi controlla senza problemi, scambia con Marini, ancora la difesa che Vennasca, Finessi un po' in difficoltà, Peterson, ma riesce velocemente a uscire dal proprio terzo, quantomeno allontanare il disco. Attenzione, qui c'è Tava che trova il disco, trova un varco, prova, non è riuscito a darglielo in mezzo, esatto. Peccato, era una bella azione questa, stava provando proprio a mettere in mezzo il disco, sì. Contrastato dalla difesa e dal portiere avversario. 8 minuti sul cronometro, 8 minuti davvero di alto livello per il momento. Sì, sì, un bel ritmo, sta giocando bel ritmo. Nonostante la partita non si sblocca. Ottimo scambio qui tra i giocatori verde-blu, ancora Tava per il nostro numero 88 Zorloni. Si lotta sempre nei pressi della porta arancionera. Alla meglio la difesa di Vinschgau. Squadra che prova a salire il disco, messo in mezzo da Undergassen per cercare Fuchs. Ancora Undergassen prova a concludere verso Guanella che blocca. 8 minuti e 34. No, li stiamo tenendo bene, loro non hanno avuto occasioni nitide come le nostre. Noi abbiamo avuto due belle occasioni nitide da segnare, loro invece fanno più fatica. Eh sì, infatti anche il conteggio dei tiri vede 8 tiri per la formazione verde-blu, 5 per Vinschgau Icefix, quindi al momento, se vogliamo fare una statistica, media di un tiro al minuto in questo primo periodo. Esatto. Proviamo ancora a mettere la testa fuori, ma troviamo come sempre Vinschgau che fa muro a centrocampo. Finessi riesce a tentare di ripartire, ma alla meglio su questi contrasti Vinschgau Icefix che sale con Pirker. Disco bloccato da De Alberti che prova a patinare veloce, ma trova la difesa ben posizionata con la Durner che esce e allontana il disco, l'attacco della formazione ospite si infrange sulla difesa che Vennasca. Gioco interrotto, liberazione vietata in questo caso. Vietata, sì. Si riparte con un ingaggio nel terzo che Vennasco. So perché fa l'ingaggio in mezzo, non lo so. Pensavo lo facesse nel nostro pensavo terzo. Pensavo che era liberazione. Salutiamo anche il nostro Pietro del Curdo che ci sta seguendo e ha anche commentato sulle pagine social. Ciao, di TSN. Pietro. Con grande dispiacere stasera non ci sono, però sono presente con lo spirito. Aggiungiamo noi, spirito verde-blu. Verde-blu. Beh, insomma, poi lo diciamo anche per i giocatori in campo. Devono vincere per andare, speriamo, in semifinale, così anche Pietro potrà tornare dei nostri. Tornare con noi, sì. Esatto. Si ricomincia con la partita, intanto attenzione a questa azione di Vinschgau, ottima serpentina del numero 77, Klein, Adrian Klein, che trova Guanella pronto fino all'ultimo a deviare il disco. Ecco, questa è una cosa da evitare, non dobbiamo lasciare questi spazi, perché anche loro hanno dei pattinatori molto bravi e veloci. No, possono, sono una bella squadra, possono fare male. Dalla distanza Zorloni non trova la porta, ancora Zorloni recupera un disco lasciato vagare dalla difesa arancionera. È quello che dicevi tu prima, lasciano molti molti spazi a volte, sì. In difesa. Soprattutto lasciano il disco più che lo spazio. Quindi... se li pressiamo bene qualche disco l'hanno già perso e l'occasione
di Gherardi è stato su un disco perso. Maraffio scambia con Rigoni, ancora Maraffio, avanza Maraffio, prova a cercare spazio, trova anche qui la difesa della squadra ospite che a sua volta con Ander Gassen supera il centrocampo. Tocco è per Paul che prova a scambiare, recupera Chiavenna, si lotta molto, fasi convulse di gioco regolari comunque. Regolare. Abbiamo superato la metà del primo tempo e non c'è ancora stata una penalità da nessuna questa parte. Questa qua è rischiato. Qui abbiamo un po' rischiato, ma sì. L'arbitro, appunto il signor Simone Lega, che dirige l'incontro oggi, coadiuvato dai giudici di linea Aleksandr Petrov e Giorgio Brenna, ha lasciato correre. Gioco interrotto invece in questo istante. Non credo sia per un fallo. No, forse c'era ancora la porta aperta. Ah, per il cambio, sì, e sì, il sì, disco sì, era sì. Lì, allora ha fermato il gioco. È rimasta la porta della panchina ospite aperta, quindi gioco interrotto. Si riparte. Ingaggio vinto più o meno da Chiavenna, che riesce però a conquistare il disco con De Anesi, prova a involarsi nella porta. Difesa da Laudrener, ma subito capovolgimento di fronte con l'azione che si sposta nel terzo chiavennasco. Gioco interrotto. C'è una penalità per loro. C'è una penalità qui, sì. Giudicato falloso l'intervento su Marini. E quindi una penalità, la prima dell'incontro. Giudicato falloso e quindi questo segnalato come sgambetto, il fallo di Eberhofer che si prende 2 minuti e quindi un power play. Sì. Come lo vedi, Luca? Ma, speriamo di giocarlo bene il primo power play, vediamo. Ha rimesso Tava al centro con De Anesi e Gherardi. Sì, un cambio di linea quindi per coach Pavel Kavcic. Un tentativo dalla distanza di Rigoni. Ecco, queste sono azioni che in un playoff vanno sfruttate, i power play, bisogna sì, farne sì. Oro. Rigoni, attenzione, attenzione, alla meglio forse l'attaccante arancio-nero, ma Chiavenna riesce a ripartire rapidamente con Gherardi che mette in mezzo. Si salva in qualche modo la difesa di Vinschgau Icefix. Chiavenna che riparte dalle retrovie, pattina veloce ancora De Anesi, ha davanti due uomini, ancora De Anesi, attende i compagni, sempre De Anesi con il disco in mezzo, dietro la porta, dalla distanza Marini, il tiro, azione interrotta, un buon Chiavenna comunque in questo power play, sì, questo sì. Primo minuto di superiorità numerica, sta facendo molto bene. No, ha giocato bene fino adesso. Marini, ancora Marini, prova a entrare tra le maglie difensive che ce la fanno però ad allontanare. Zorloni, Chiavenna che prova a rimpostare questa azione, ancora 45 secondi di power play. Sale Peterson, entra nel terzo avversario. Peterson non trova compagni posizionati, è sempre lui in possesso del disco, lo scambia Peterson dietro Marini, dentro, attenzione, sì. Tentativo e c'è il gol. Zorloni. E c'è il gol dell'Hockey Club Chiavenna che segna al minuto 13:39, passa in vantaggio Zorloni. Bel gol di Zorloni. Raccontaci questa azione, Luca. Bella, bella, sono entrati, bravo Peterson che ha portato il disco nel terzo, è riuscito a impostare bene il power play. Chiavenna ha segnato l'1-0 il numero 88, Alex Zorloni, 1-0. Bravissimo Peterson che è entrato nel terzo, è riuscito a impostare il power play.
Si è liberato Zorroni al tiro con un traffico davanti al portiere, sempre fondamentale l'uomo davanti al portiere. E non ha visto partire il tiro. Bravissimi, bravissimi. Bravo anche Peterson, perché davvero molto ha fatto una bella azione, non ha trovato il tempo per il tiro, ha preferito proseguire dietro la porta avversaria, ha atteso i compagni nella posizione giusta. Sono riusciti a impostare bene il power play, a liberarsi al tiro, molto bravi. Molto bravo, Locke Club Chiavenna in questa occasione che si porta in vantaggio 1-0. Seguiamo le ripartenze però di Vinschgau, che ci prova subito dalla media distanza con Lucas Oberrauch. Blocca Guanella, si scaldano un po' gli animi sul ghiaccio. E ha toccato il portiere è sacro, non va toccato. E infatti rumoreggia anche il pubblico, penso che arrivino anche a casa questi rumori del pubblico che affolla il palaghiaccio di Chiavenna anche questa sera. È arrivata un po' di gente, per fortuna. Nonostante la gara infrasettimanale, che potrebbe essere un po' un problema per molti, vedo che il seguito invece è ben intenso. Bisogna stare attenti a non cascare nelle provocazioni, perché loro sembra che magari vogliono provocare un po'. Bisogna stare tranquilli. Siamo in vantaggio, motivo in più. Ecco, quello che auspicavamo prima, comunque, di sfruttare il power play, lo abbiamo fatto. Direi al 100%. Trussoni, seguiamo questa azione. Prova a salire Chiavenna. Ovviamente Vinschgau Icefix con il dente avvelenato adesso. E vediamo se hanno sentito un po' il gol o se hanno una reazione anche loro. Chiavenna in attacco ancora. Zandonà dalla distanza. Ho visto Denis Gherardi arrivare velocissimo verso... Lo vedo ispirato stasera Gherardi. Molto, molto, sì. Partiamo, Giovanni sta bene stasera. Sì, ha appena compiuto un'altra parata. Se non erro, il tentativo era del numero 26 che prova ancora a mettere dentro, e qui c'è il gol del pareggio, appunto. L'assist di Fuchs, che poco prima appunto era andato a tentare di battere Guanella, il passaggio in questo caso verso Andreas Paul, il capitano, che è andato a battere Guanella per l'1-1. 15 minuti e 17. Pareggia Vinschgau Icefix. Un'azione bel gol, comunque giocato bene, bella, sì, sì. Ha liberato bene al tiro e Guanella. Vinschgau Icefix, la rete del 1-1 è stata segnata dal numero 7 Andreas Porra. E si riparte dalla parità. Era forse 1-1. Un po' troppo libero, però sono stati bravi loro. Ricominciamo a giocare gli ultimi 5 minuti di questo primo periodo. Chiavenna che prova a conquistare il disco con Zorloni, forse trattenuto fallosamente. L'arbitro ha preferito lasciare proseguire. No, lascia correre parecchio, forse è meglio così. Preserva forse un po' i nervi dei giocatori e evitiamo. Deve tenere la partita in Peterson, mano. Peterson dentro, attenzione per Tava. Adesso c'è una penalità. Adesso c'è un fallo perché per non ha lasciato tirare. Fix. O per Chiavenna? Paul Riedel, il numero 92, l'autore della penalità per un aggancio con bastone. Aggancio con bastone, si ha segnalato l'arbitro. Paul Riedel, quindi 2 minuti per lui e torniamo in power play. Incrociamo le dita, ma prima è andata bene. Penalità per Vinschgau Icefix, 2 minuti 82. Al numero 92 Paul Riedel per aggancio con bastone. 82, sì. Mi chiedono il numero 92. C'è un'altra penalità. C'è un'altra penalità intanto, mentre si scaldano gli animi. Penso per loro ancora, 8-2. Per loro ancora 2 minuti. Un'altra penalità, sì. Questa va sfruttata, Qui 2 minuti in 5 contro 3. La penalità in questo caso è per il numero 77, numero 11, ok. Numero 11, David Caserer per gioco duro, motivo della penalità, e quindi attenzione perché qui si aprono situazioni interessanti. 2 minuti in 5 contro 3 va sfruttato.
Penalità per Vigau Icefix, 2 minuti al numero 11, David Casaner per Gio Conturo. Qui potenzialmente potremmo segnare due gol con questi power play. Tava, Rigoni, ancora Tava, Rigoni, Tava, è caduto a terra Marini, forse contrastato il tiro di Rigoni, ribattuto, ancora Rigoni, prova a entrare Chiavenna, Rigoni, trova lo scambio con i compagni, c'è De Anesi che lascia scorrere. Tava in avanti per De Anesi che prova la conclusione, ribattuta. Tava, Rigoni, ancora Tava, dentro per De Anesi, si impenna il disco, non trova la porta. Ancora un minuto di penalità in 5 contro 3, un altro minuto per poi fare rientrare anche il secondo giocatore di Vigau Icefix. Tava il tiro, blocca Laudrner. Bisogna tirare. Dobbiamo fare così, è l'unica, sì. È l'unica. Perché va bene la circolazione del disco, però. No, bisogna tirare. Bisogna tentare le conclusioni. 17-12 sul cronometro, 1-1 tra Chiavenna e Vigau Icefix. Rete del vantaggio verde-blu di Zorloni, pareggio immediato dopo pochi minuti di Paul per Vigau Icefix. Si ricomincia Maraffio, Chiavenna prova con Zorloni, non trova la porta in questa occasione il numero 88. Maraffio, attenzione, il disco resta lì a danzare davanti al portiere che poi in qualche modo riesce a bloccare. Bella azione questa, sì. E anche a costo di ripeterci, c'era l'uomo davanti alla porta. Certo, con due uomini in più, poi l'uomo davanti alla porta deve esserci forza. Sì. Anche perché si porta poi un difensore a spostarsi e a lasciare più spazio. Esatto, ancora. Quello davanti alla porta va marcato, perciò devi difendono solo in due loro. Sì. Ancora una manciata di secondi in doppio power play per Chiavenna. Seguiamo Tava. Rigoni, il tiro parato in due tempi da Laudrner. Rientra il primo uomo. Vigau Icefix in 4. Un tentativo di De Anesi che per poco non. No, era un passaggio per Gherardi piuttosto, non è riuscito a appoggiarlo in porta. Questa era un'occasione d'oro, era grande occasione per il Chiavenna di riportarsi in vantaggio. Attenzione, 18-18 sul cronometro, attenzione al possibile contropiede di Vigau Icefix, il tentativo che fortunatamente non va a bucare la porta chiavennasca. È comunque in parità numerica, anche loro sono molto molto pericolosi, niente da dire. Peccato, 2 minuti 5 contro 3 andavano sfruttati meglio. Sì. La squadra ospite prova a impostare un'azione offensiva. Ecco che entrano con il disco nel terzo chiavennasco. Trussoni riesce ad allontanare. Caserer tocca per Verza quando manca ormai un minuto, ormai al termine di questo primo periodo. Riparte Chiavenna, un minuto al termine del primo periodo. Azione interrotta ancora da Verza. Qui un tentativo forse un po' troppo pretenzioso di Guarise. 30 al termine. Beh, facciamo già una valutazione su questo parziale. Luca, cosa possiamo dire del primo tempo? Secondo me il primo tempo ha giocato molto bene da Chiavenna. Dovevamo forse fare qualche tiro in più nel 5 contro 3. Quell'occasione lì era da sfruttare.
però tutto sommato un buon primo tempo del Chiavenna. Un buon primo tempo che portiamo comunque a casa con la consapevolezza di poter fare male. Attenzione a Gherardi, qui c'è un fallo, attenzione, si scaldano subito gli animi sul ghiaccio. È una penalità per loro. Sì, c'è stato un fallo su Gherardi lanciato a rete mentre tentava la conclusione. Questi fono forse sono anche 5, eh. Ci sono gli estremi per un rigore? No. No, rigore no. Concludiamo quindi il primo periodo sull'1-1, perché eravamo arrivati all'ultimo secondo, quindi sì. Il gioco si interrompe qua. Cominciamo il secondo in superiorità numerica, vediamo se sono solo due. Esatto, il secondo tempo in superiorità numerica. Perché questo è un brutto fallo. Un brutto fallo su Dennis Gherardi, che riesce comunque a uscire pattinando in autonomia. Comunque subito assistito dallo staff medico, dal dottor Carlo Marolda. Vediamo cosa decide l'arbitro. Sì, vediamo l'arbitro ancora a dialogo con i capitani e gli assistenti delle squadre. Probabilmente verrà data una penalità. Sì, quello sicuro. È da vedere quanti minuti. Sì, potrebbero essere addirittura 5 per Djokov. Carica alla testa, viene segnalata. Penalità per Undergasser, numero 47 della formazione, che quindi lascerà la propria squadra in inferiorità numerica. Va bene, a questo punto noi torniamo con le immagini qui dalla nostra postazione. 1-1, finisce così con questo pathos finale, diciamo. Sì. Fortunatamente nulla di preoccupante. No, l'arbitro sta tenendo bene la partita in mano, quello è importante. 1-1, torneremo a raccontarvi tra poco dalla sala stampa del Palaghiaccio di Chiavenna e poi la cronaca del match qui su TSN. A tra poco. In collaborazione con Spluga Petroli. Spluga Petroli è specializzata nella vendita, fornitura e distribuzione di prodotti petroliferi, oli e combustibili per diversi settori di impiego. La distribuzione è garantita da un'efficiente e affidabile organizzazione che copre il territorio della provincia di Sondrio e dell'Alto Lago di Como. Spluga Petroli, via Marconi 3 a Chiavenna, www.splugapetroli.com. Sei stanco di bollette sempre più care? Vuoi raggiungere la tua libertà energetica? Chiama Solar Race per una consulenza. Il nostro personale specializzato sarà a tua disposizione per pianificare con te il tuo impianto su misura. Contattaci per nuovo impianto, revamping e manutenzione fotovoltaico. Chiama il numero 331 21 84 036 o vai sul nostro sito www.solar-race.eu. Solar Race, la tua libertà energetica. Ciao, sono Carlo, ho 58 anni e nella mia vita ho sempre lavorato nel settore commerciale o nel management alberghiero. Nel 2020 ho incontrato questa realtà, Schiena Generali di Sondrio, dove mi sono creato una professione stimolante e gratificante, quella dell'imprenditore a costo zero. Ho trovato un lavoro che mi dà totale flessibilità, dove mi organizzo io la giornata e soprattutto non ho un capo che si sveglia male. Inoltre quanto guadagno lo decido io. Anche tu quindi puoi far parte della squadra e come me rappresentare uno delle più grandi mansionali al mondo. Generali. E tu cosa stai cercando? Contattaci, che ti costa? Beh, io sono arrivato. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Generali Sondrio Garibaldi. Tante storie. Una sola squadra. A
Abita dove puoi essere te stesso. Da Spadaccini Mobili trovi professionisti che sapranno aiutarti ad abbinare stile, colore delle pareti, pavimenti e decorazioni. Mai come ora sappiamo quanto deve essere confortevole, funzionale ed accogliente il nostro living. Contattaci, insieme troveremo una soluzione in linea con le tue esigenze, i tuoi gusti e i tuoi desideri. Spadaccini Mobili, a Niardo. Vivi la nuova mobilità con Autovittani, la transizione ecologica, la modernità e tutta l'evoluzione di Renault, la robustezza, l'affidabilità, le ultime novità di Dacia, l'indipendenza di guida a partire dai 14 anni, la sicurezza e lo stile di Aixam. Da Autovittani, l'ampia scelta di un parco auto usate e la possibilità di car sharing, l'autonoleggio a breve termine. Ci trovi a Castione Andevenno, in via Rosette 1A. www.autovittani.it. Ognuno di noi ha una casa del cuore. Per qualcuno è un rifugio intimo e segreto, per altri un luogo dove ritrovare la pace. C'è chi non se ne separerebbe mai, chi adora il suo monolocale e chi vorrebbe un open space. Qualunque sia la tua idea di ristrutturazione, con noi puoi trasformarla in realtà. Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Camer, ristrutturazioni di interni a Sondrio, con tutta la sicurezza garantita Stilbagno. Eolo è la rete wireless a banda larga che ti offre un nuovo modo di navigare in internet. Arriviamo direttamente a casa tua, anche dove gli altri operatori non arrivano. Non ti serve una linea telefonica e non devi pagare il canone Telecom, ti basta la nostra antenna. I tempi di attivazione sono brevissimi. Eolo è proprio quello che stai cercando, la soluzione ideale per tutti, famiglie e aziende. Connessioni a partire da 24,50 euro al mese. Con Eolo e RF Com Wireless è tutta un'altra rete. Comunità Montagna, storie di persone e territorio da Uncem Lombardia, il martedì, il giovedì e il sabato alle 20.45 su TSN, canale 85, in live streaming sul sito www.radiotsn.tv. TSN e MGM 2000 portano la Serie A2 del calcio a 5 in TV. Il lunedì sera alle 21, segui in differita tutte le partite in casa della squadra MGM 2000. Rivivi le azioni e le emozioni del campo, comodamente da casa. Il lunedì sera alle 21, tutte le partite in casa di MGM 2000 in differita. Solo su TSN, canale 85. We'll be right back.
che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire. In collaborazione con Spluga Petroli. Spluga Petroli è specializzata nella vendita, fornitura e distribuzione di prodotti petroliferi, oli e combustibili per diversi settori di impiego. La distribuzione è garantita da un'efficiente e affidabile organizzazione che copre il territorio della provincia di Sondrio e dell'Alto Lago di Como. Spluga Petroli, via Marconi 3 a Chiavenna, www.splugapetroli.com. Gentili telespettatori di TSN, ben ritrovati qui alla Palaghiaccio di Chiavenna. Siamo pronti a raccontarvi il secondo periodo di Chiavenna-Vinschgau Eisfix, 1-1 il parziale. Non ha parlato nessuno perché c'era un po' di, diciamo, revisione delle immagini. Eh sì, c'era un gol non visto. Andiamo con le immagini intanto dal ghiaccio, che vedo le squadre pronte. Raccontaci un po' questo gol non gol. Dalla tribuna l'hanno visto gol. Noi da qua, nella nostra postazione, non si vedeva bene, ma dalla tribuna hanno visto gol. Un gol non gol, sì. Era l'azione di Tava, giusto? Di Tava, sì, tiro di Tava. Intanto c'è il presidente Rudy Tenka che sta aizzando non solo la squadra ma anche la folla, invitando ovviamente a dare il massimo per vincere e portare a casa il risultato. Adesso comunque incominciamo il secondo tempo in superiorità numerica. Eh sì, perché per chi non ci avesse seguito nel primo parziale c'è stato un brutto fallo, un colpo alla testa del numero 47 di Vinschgau, ovvero Andergassen, che ha colpito Dennis Gherardi, che era lanciato a rete. Ci potevano stare anche 5 minuti. Sì, lo dicevamo anche fuori. Colpo alla testa così onda, è pericoloso anche. Sì, molto pericoloso, infatti c'è stata poi una reazione dei giocatori sul ghiaccio. Il tutto proprio all'ultimo secondo, sulla sirena del primo periodo, esatto, che ha fortunatamente non ha dato conseguenze a Gherardi, che è ancora della partita. No, stasera lo vedo motivato stasera. Sì. Avremo modo di capire anche meglio appunto del gol non gol di Tava, di parlarne poi fuori gioco, insomma, con qualcuno nella sala stampa tra il secondo e il terzo periodo. Dovremo avere qualche commento anche in merito. E aspettiamoci qualcosa in particolare, Luca, da questa seconda frazione di gara? C'è qualcosa da seguire in particolare? Adesso secondo me l'arbitro deve tenere un po' in pugno la partita, perché sta facendo correre forse un po' troppo, qualche fallo di troppo, e deve tenere in pugno la partita perché cominciano a scaldarsi un po' gli animi. La posta in palio è alta. Si ricomincia con il secondo periodo di Chiavenna-Vinschgau Eisfix. Campi invertiti, ovviamente Chiavenna attacca dalla vostra destra verso la sinistra del teleschermo, viceversa invece fa Vinschgau Eisfix. Ecco Tava in avanti. Prova Chiavenna a organizzarsi subito per sfruttare al meglio il power play. Marini, il tiro non va a centrare la porta. Anche nei commenti della nostra diretta social vedo che i nostri supporter da casa commentano che i 5 minuti ci stavano anche, secondo il loro parere. Era un brutto fallo. Di un tuo ex compagno, Nava, sì, che ha appunto lasciato questo commento. Rigoni per Chiavenna, prova lo scambio con un compagno, eccolo Dennis Gherardi, correttamente in campo anche in questo secondo periodo. Marini, Tava dentro per Dianesi, il tiro
vicinissimo al gol qui, questa era bella. De Anesi sempre pericolosissimo in quello spicchio di campo. Attenzione al contropiede subito di Vinciguao, un tentativo con Guarise parato da Guanella. Ancora 45 minuti di power play in questo primo minuto e 15 trascorso nel secondo tempo dell'incontro. Vinciguao che è in possesso del disco, prova a prendere tempo per tornare in parità numerica. Dovremmo essere bravi qui a recuperarlo il più in fretta possibile per imbastire magari ancora un'azione. Qui errore, attenzione, errore di Finessi che fortunatamente si risolve senza conseguenze, con Zorloni che riesce a recuperare il disco e a passarlo in avanti a Peterson. Ancora il Chiavenna in avanti, ultimi 10 secondi di power play, il disco viene messo in mezzo, non trova nessun compagno libero. E finisce qui il power play, si torna in parità numerica al secondo minuto e 4 secondi. Vinciguao Icefix al completo. È proprio la squadra ospite che prova a salire veloce con Fuchs. Gli arancioneri in possesso del disco non riescono a impensierire fortunatamente la difesa verde-blu che riparte con Maraffio. Tenta di uscire Chiavenna, il passaggio di Zorloni per Podolski non è dei migliori. La difesa ospite riesce a recuperare. Si fa avanti Vinciguao. Attenzione a questo tentativo per conquistare il disco. Ottimo Rigoni a riconquistare il puck, a scambiarlo con i compagni. I passaggi non sono precisissimi, qui ne approfitta. Sì, qua bravo Maraffio. Bravo Maraffio a recuperare. Bravo Maraffio a recuperare, però dobbiamo essere più precisi nei passaggi, soprattutto nelle retrovie. Sì. Rischiamo di fare quello che stava facendo Vinciguao nel primo tempo. Nel primo tempo, sì. Minuti 41, 1-1 il parziale. Ecco, da regolamento Luca, il match di oggi può finire anche in pareggio. No, c'è sempre l'overtime. Può finire in pareggio l'overtime. E l'overtime è previsto solamente nella partita di ritorno. Solo nel ritorno, ok. A quel punto volevo chiederti, appunto, in caso di questa regola, Cosa si può pensare? È una buona cosa arrivare al pareggio o secondo te è sempre meglio comunque? Secondo me è meglio andare su con la vittoria in tasca e obbligarli loro a vincere nel ritorno, perché il pareggio... Pareggio comunque sì. In sospeso. Dalla distanza Marini intanto sul passaggio di Tava non trova la porta, quindi a livello psicologico è comunque certo, è meglio. Certo, anche mettiamo sotto pressione loro sicuramente il ritorno con andare su con la vittoria. Vinciguao Icefix in avanti intanto. Seguiamo questa azione pericolosa che porta al gol, appunto. L'abbiamo detto, troppa imprecisione in difesa. Sì, siamo partiti un po' molli il secondo tempo. Troppa imprecisione dietro e questa azione pericolosa che stavamo seguendo un po' con il fiato sospeso ha portato appunto al gol di Andergassen. 2-1 il parziale al quinto minuto 0-7. Vinciguao Icefix va in vantaggio. Peccato, non ci voleva. Siamo partiti male, Luca. Sì, un po' molli rispetto al primo. Il primo eravamo
eravamo più decisi, più cattivi. Sì, eravamo molto più... eravamo più cattivi il primo tempo. Più incisivi, sfruttavamo meglio il disco, non lasciavamo... Abbiamo lasciati giocare un po' troppo. Esatto, non lasciavamo spazi agli avversari, esatto. Cosa primo che invece... tempo sì. Qui è successa, peccato, peccato. È ancora lunga comunque. Attenzione Trussoni, prova a metterci grinta e a fare salire la squadra. Auguriamoci quantomeno che il gol subito abbia dato nuova linfa ai giocatori verde-blu e che possano tornare un po' quelli del primo periodo. Riparte Rigoni. Liberazione qui. Gioco interrotto. 6-0-8. Chiavenna 1, Visgau Icefix 2. Purtroppo sono stati lasciati liberi i giocatori avversari. Sì. Abbiamo preso quella... Dobbiamo guarda. Reagire subito. Sì. Chiavenna comunque correttissimo finora, nessun minuto di penalità. Neanche una penalità. Contro gli 8 al momento conquistati loro malgrado dai giocatori già arancioneri. Ne abbiamo avuto 2 minuti anche in 5 contro 3 nel primo tempo che non abbiamo sfruttato. Ancora in avanti Vinschgau, attenzione. Sta prendendo confidenza con il campo, la squadra ospite, è una cosa che non dobbiamo lasciare. Sì. Stiamo lasciando giocare un po' troppo. Stiamo permettendo veramente tanto questa cosa. Si lotta proprio davanti alla nostra postazione. Podolski schiacciato, aiutato da Denis Gherardi, riesce in qualche modo la compagine avversaria a recuperare il disco. Avevamo veramente il disco e i giocatori a pochi centimetri da noi. 7-7, 1-2 il parziale qui al Palaghiaccio di Chiavenna, andata dei quarti di finale. Attenzione, seguiamo Finessi, prova a toccare il disco per Tava. Dalla distanza ci prova Zandona, nulla di fatto. Ecco, forse il gol ha un po' svegliato Chiavenna, che adesso è un po' più aggressivo. Speriamo. Ce l'auguriamo, ovviamente. Anche se qui c'è un tentativo di contropiede da parte di Vinschgau. Peterson va a contrastare Paul. Molto pericoloso oggi il loro capitano. Sì, ha fatto veramente... Ha fatto il primo gol anche, giusto? Ha fatto il primo gol, esatto. E ha comunque messo... Offside. Sempre lo zampino su molte azioni. Attenzione qui... Zandona e Paul hanno qualcosa da dirsi, vengono tenuti a bada da direttore di gara e dai compagni. Ecco, queste cose non dovevano succedere perché rischiamo veramente di aumentare il nervosismo. No, dobbiamo stare di giocare calmi, male. Siamo calmi. Bisogna giocare con calma, bisogna giocare con la consapevolezza dei nostri mezzi. Perché sì, dobbiamo ritrovare il gioco abbiamo... come nel primo tempo. Abbiamo giocato bene il primo tempo, li abbiamo limitati molto. Esatto. Siamo comunque una squadra tecnica, una squadra che sa giocare. Certo. Lo dimostra lo scorso incontro. Cadere nelle provocazioni dell'avversario non è il massimo. No. Ingaggio vinto da Chiavenna. Rigoni scambia con Maraffio, che prova a far salire la squadra. Un tentativo fermato, c'è Stefano Gherardi che prova a lottare per il disco, aiutato poi dai compagni, ma c'è il contropiede. Attenzione di Vinschgau, prova a salire con Riedel. Lotta De Alberti con gli avversari. Rigoni, attenzione, perde il disco, ne approfitta Pircher. In qualche modo riesce la difesa chiavenasca a metterci una pezza. Stiamo un po' perdendo il controllo del gioco, stiamo lasciando molto spazio agli avversari. Abbiamo fatto qualche errore di troppo nel secondo tempo. Sì. Non è per ora una buona prima metà di secondo periodo.
Il tiro dalla distanza non c'entra la porta. De Anesi. È entrato in campo anche Succetti. Sì. Succetti che qui prova a contrastare il giocatore avversario che rallenta l'azione, ma poi un tentativo di Klein che va a battere a rete, trova Guanella pronto a deviare, poi sul proseguo dell'azione gioco interrotto dal direttore di gara. 9 minuti e 16, quasi metà totale dell'incontro se n'è andata. Al momento il Chiavenna è sotto. Speriamo di riuscire ad andare a pareggiare ancora i conti a breve. Farebbe solo bene alla morale dei giocatori verdeblu. Ci vuole una reazione adesso. Sì, perché ci sono state solamente un paio di folate offensive, ma non c'è stato quel controllo del gioco come abbiamo visto. No, come nel nella primo prima tempo, parte. Esatto. Ecco, verrebbe da dire poi se quel gol non gol fosse entrato, lì sarebbe veramente cambiata il volto di questa prima parte dell'incontro. Attenzione, qui riusciamo a riconquistare bene il disco con Finessi. Zorloni in avanti, prova a cercare Tava, interviene la difesa arancionera. Sempre Paul in avanti, attenzione a Paul, il tiro. Maraffio. De Alberti dalla distanza lunghissima. Va a balaustra. Riparte. Vischau Icefix. Ecco, qui in fase d'attacco stiamo andando a contrastare molto, a mettere pressione agli avversari. Sì. E con Marini riusciamo a passare il disco a Stefano Gherardi. Il tentativo dalla distanza di Finessi. Si lotta molto, rumoreggiano i tifosi per un contrasto giudicato falloso, ma che l'arbitro invece ha preferito lasciare proseguire. De Alberti dentro per Trussoni, gioco interrotto. 11 minuti e 03, tra l'altro dalla regia abbiamo anche le immagini, il replay a rallenti di questa azione del gol non gol. Andiamo a vederlo, chiedo al nostro Andrea Cagnola, sempre pronto in regia, abbiamo il tempo di vedere questa azione. Ecco, rivedete l'azione, il tentativo che viene, i giocatori che provano a esultare. Eravamo sulla linea, ecco qua abbiamo l'immagine, gol non gol, Luca, sembra gol. Sì, possiamo dirlo, sì. Lo vediamo anche da casa, effettivamente il disco era anche posizionato bene, mi sembra, dietro la porta. L'arbitro sì, era in una buona posizione, ha deciso di non convalidare. Chiaramente, visto il rallentatore, un'altra cosa, visto in tempo reale, cambiano le cose. Però gol non gol, sembrava dentro, lo diciamo da tifosi di parte, però insomma questo era. Torniamo con le immagini dal ghiaccio di Chiavenna. 11:11 sul cronometro. Paul cerca Klein, riconquista il disco De Anesi, riparte la difesa verde-blu. Attenzione, ancora in avanti la squadra ospite, un tentativo che non impensierisce Guanella. Si gioca comunque troppo a nostro avviso nel terzo verde-blu, dalla media distanza fuori dalla linea del terzo avversario De Anesi. Ancora che viene in possesso del disco, c'è Rigoni che scambia con Zandonà. Ancora Rigoni, Zorloni dentro per Tava, il tiro sopra la traversa. Zandonà, il tocco per Peterson contrastato dalla difesa avversaria. Si riparte ancora da Rigoni, il passaggio per Tava. Non vince il rimbalzo del disco con l'avversario e Caserer può provare a fare ripartire i suoi con
Verza che patina veloce nella porta verso la porta difesa di Guanella, e qui appunto nulla può l'estremo difensore verde-blu. Allunga ancora Vishgau. Peccato. Sì. Perché ci hanno veramente aperti con questo passaggio e Verza è riuscito a battere Guanella per la terza volta. 3-1. Luca, siamo partiti male nel secondo tempo. Non riusciamo a costruire, non riusciamo ad andare al tiro, facciamo fatica a costruire. Loro invece sono partiti molto bene. Sono partiti molto bene e ci hanno creato belle occasioni e sono in vantaggio meritatamente. Non si può dire nulla, assolutamente. Attenzione a questa azione, un altro tentativo parato questa volta da Guanella, il tiro di Guarise contrastato dal portiere verde-blu. Attenzione sulla ripartenza, De Alberti cerca di conquistare il disco. Chiavenne che prova a farsi avanti per accorciare le distanze. Marini fa scorrere il disco, dalla parte opposta c'è Podolski. Purtroppo il tempo scorre, due gol da recuperare. È dura, iniziano adesso, a essere dura. Pesanti. Va bene che questa partita è un po' un grande primo tempo, visto che poi c'è il ritorno, però. Sì, però andare su da loro con la sconfitta non è il massimo. No. Attenzione, qui la parata di Guanella, il disco sfugge, ma non va verso fortunatamente la rete. Chiavennasca. Un po' lenta forse l'azione di Chiavenna. Non riusciamo a fare due passaggi consecutivi. Nel primo tempo abbiamo fatto belle azioni, siamo arrivati al tiro con belle azioni. Nel secondo facciamo fatica. Non so, in alcuni frangenti sembra di vedere un po' gli attaccanti con poca cattiveria forse. Forse nel secondo tempo sì, erano molto più cattivi nel primo. Esatto. Non so se più un calo fisico o di testa. Non lo so. Attenzione ancora a Vishgau che prova a salire Paul. Il passaggio è per Fuchs. Scambiano i giocatori arancioneri. Anche qui lasciamo molto giocare, no, nonostante la parità numerica. Giocare troppo, sì. Podolski qui riconquista un disco, prova a fare tutto da solo, non c'è nessuno che lo aiuta e infatti la sua azione viene bloccata senza patemi dalla difesa ospite. A questo punto auguriamoci di arrivare presto al ventesimo e di riordinare le idee. Qualcosa bisogna fare. Bisogna fare, non va bene. Tava per Zorloni, attenzione Zorloni. Nulla di fatto. Prova ancora Zorloni a conquistare il disco, lo lascia Maraffio. Maraffio si allarga. Marini. C'è Peterson che anche qui da solo va a concludere sopra la porta, difesa da Ladurner. Gioco interrotto, 15-17, 1-3 il parziale. Non stiamo assistendo al miglior Chiavenna della stagione in questo periodo. No, direi proprio di no. 377 intanto gli spettatori paganti questa sera. No, un buon pubblico anche questa sera. I dati ufficiali giunti dal botteghino qui del Palaghiaccio di Chiavenna. Intanto ricordiamo che siamo live anche su TSN per raccontarvi in diretta TV l'incontro, questa andata dei quarti di finale che per il momento non sorride alla formazione verde-blu sotto di due gol. 3-1 il punteggio. Ancora questa azione fuori gioco adesso della squadra ospite. E ancora vedo delle liti in campo tra De Alberti e un avversario, l'autore del gol Verza, a gioco interrotto. Due minuti a loro, spintone, due minuti per entrambi i giocatori. Tutti e due vengono puniti dal direttore di gara.
puniti per eccessiva durezza entrambi i giocatori, quindi le due squadre in 4 contro 4, no 5 contro 5. No, giochiamo 5-5, entrano gioco fermo. Esatto, non sono penalità di squadra, ma solo dei giocatori. Entreranno quindi a gioco fermo. Questo la decisione del direttore di gara. Gioco fermo. Il numero 15 di Fischau Eisfix, Christian Verza, per gioco duro. Penalità anche per il numero 97 Paolo D'Alberti per gioco duro. È ricominciato intanto il gioco con una azione offensiva di Chiavenna bloccata subito da Ladurner e quindi ingaggio all'interno del terzo arancio-nero. Rigoni prova a salire Chiavenna, ancora Rigoni, il tentativo bloccato ancora dall'estremo difensore avversario. Sì Luca, queste sono azioni però forse un po' blande, sì. Non riusciamo a costruire il gioco come facevamo nel primo tempo. Esatto, sono forse più tentativi individuali che giochi di squadra. Esatto. Attenzione qui, rischiamo di subire ancora un contropiede di Fischgau Eisfix che si porta in avanti. Si è riposizionata la difesa chiavennasca fortunatamente, ma sono sempre gli avversari in possesso del disco ancora con Andergassen. Marini, vedo Peterson, forse uno dei pochi che va a contrastare l'attacco. È vero, sì. Noi forse preferiamo, a parte lui, restare più dietro, non so perché. Non riusciamo più a costruire. Nel primo tempo riuscivamo a costruire bene e pressare bene loro, che hanno fatto anche gli errori, che ci siamo procurati belle occasioni. E nel secondo invece... Comunque Gherardi è fuori, Dennis Gherardi non è più entrato. È entrato forse all'inizio del secondo periodo, poi è uscito, non è più entrato. Sì. Dalla distanza proprio Peterson, anche lui, tentativo individuale, nulla da fare. Riparte Fischgau, attenzione, la squadra ospite prova a mettere con Pirker il disco in mezzo. Perciò vuol dire che la botta l'ha sentita. L'ha sentita. Peccato perché anche stava giocando anche bene Dennis Gherardi. E anche qui ha ragione Veduta, questi due minuti dati erano effettivamente pochi. Sì. Si continua a giocare intanto. Ha recuperato bene anche Fischgau nei tiri complessivi, 23 quelli effettuati da Chiavenna sinora, 19 per i nostri avversari. Nel secondo tempo hanno tirato di più loro. Sì. Cerchiamo di imbastire un'azione partendo dalle retrovie e vediamo se riusciamo con Podolski a combinare qualcosa. Podolski fa tutto da solo, non ci sono anche qui compagni ad aiutarlo, restano proprio... un po' forse troppo è mancato troppo proprio il gioco di squadra nel secondo tempo, troppo individuali. Come mai questa cosa secondo te? Non lo so, non riesco a spiegarmelo. Sembra quasi la partita con Gerdena, quella famosa dell'infortunio di Guanella, se non ero era Gerdena l'avversario, dove si è sfaldata proprio la squadra in quel primo periodo e in parte del secondo. È vero. Vanno recuperati forse mentalmente più che altro al momento. Ma penso di sì, perché non è un problema fisico sicuramente. Attenzione ancora Fischgau in avanti, riesce qui ottimamente a recuperare il disco Rigoni, a passarlo a Zorloni, attenzione però, gioco fermo. Fermato fallosamente Alex Stava, che si toglie anche il casco. Potrebbe forse far correre un po' troppo l'arbitro, qui, perché veramente sì.
Speriamo di non aver perso anche Tava per infortunio, perché no, non penso, però la botta l'ha presa. È uscito abbastanza desolato, togliendosi il casco e i guanti. È andato subito in panchina, lo diciamo per rassicurare, con le proprie gambe, però insomma non era molto contento. Un minuto al termine del secondo periodo. A questo punto, vabbè, Chiavenna non pervenuto in questi secondi. No, nel secondo tempo proprio no. 20 minuti. Auspichiamo che coach Kavcic negli spogliatoi sappia speriamo alzare di peso, diciamo, i giocatori. Eh sì, una strigliata ci vuole senza dubbio. No, così assolutamente non va bene, non va bene. No. Si ricontinua a giocare ancora 30 secondi in questo secondo periodo. Prova Chiavenna a salire con Succetti, non trova Podolski. Il disco viene riconquistato da Vinciguao, che lo perde. Attenzione, attenzione a questa azione. Podolski va a concludere. Beh, quantomeno diamo un segnale di vita. Ma Podolski secondo me è l'unico nel secondo tempo che ha fatto vedere qualcosa. Eh sì. Purtroppo era sempre da solo. Era sempre da solo, era sempre da solo. Non avevamo... non aveva aiuti, insomma. No, 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 è venuto a mancare proprio il gioco di squadra. È venuto a mancare proprio il gioco di squadra. Eh sì. Si conclude così quindi il secondo periodo, 1-3 per Vinciguao Icefix. E a questo punto andiamo con restiamo con le immagini qui, perché c'è un momento dedicato a tutto il mondo verde-blu, quindi anche a te, Luca, ex giocatore. Non so se resti dei nostri o vai poi. No, io resto. Resti qui, resti qui oggi, ok. Adesso avremo anche poi le immagini dal ghiaccio più tardi con il nostro presidente Rudy Tenka, che ha deciso quest'oggi di ringraziare tutti i tifosi e in particolar modo gli ex giocatori della formazione verde-blu, che oggi sono venuti con le loro maglie, anche storiche, anche quelle che avete indossato voi ai tempi. E riceveranno un omaggio. Eccolo, vediamo il presidente che chiama il passato, come dice lui, dell'Hockey Chiavenna, gli ex giocatori, perché dice: se vogliamo andare nel futuro, giustamente vogliamo sapere anche da dove veniamo. Certo. In questi 49 anni di storia dell'Hockey Chiavenna, che insomma ci hanno fatto vivere emozioni per appunto 49 anni. Vediamo tanti giocatori. Adesso prende parola Rigamonti, che saluta anche il pubblico, e poi so che il presidente ha preparato anche un omaggio per tutti gli ex. Con quanti hai giocato di loro, Luca? Di quelli presenti in campo? Orio, Alex Orio, che era il portiere. Ok. E poi Martinucci, che è il primo. Andrea Bossi, che entra adesso. Gli altri invece sono della generazione dopo di noi. La generazione successiva, ok. E poi ci siete appunto tu e Pietro, che non è con noi, vorrebbe essere qui in cabina di telecronaca, sì, certo. E sul ghiaccio, lo so. Sta soffrendo, ai noi da casa. Arrivano i ringraziamenti ovviamente alla presidente da parte degli ex giocatori per questo momento particolare dedicato a tutti gli ex giocatori che seguiamo anche noi in diretta TV. Martinucci, uno dei pionieri, sta dicendo. Eh sì, è uno dei più vecchi. E intanto fa anche calcio mercato nello staff, il presidente, anzi hockey mercato più che altro. E arrivano i saluti anche al pubblico. E allora a questo punto, dopo questo momento dedicato ai tifosi e agli ex giocatori verde-blu, noi con le immagini possiamo dare la linea alla regia. Torneremo a collegarci più tardi qui dal palaghiaccio di Chiavenna per il terzo periodo di Chiavenna Vinciguao Icefix. A tra poco.
in collaborazione con Spluga Petroli. Spluga Petroli è specializzata nella vendita, fornitura e distribuzione di prodotti petroliferi, oli e combustibili per diversi settori di impiego. La distribuzione è garantita da un'efficiente e affidabile organizzazione che copre il territorio della provincia di Sondrio e dell'Alto Lago di Como. Spluga Petroli, via Marconi 3 a Chiavenna, www.splugapetroli.com. Sei stanco di bollette sempre più care? Vuoi raggiungere la tua libertà energetica? Chiama Solar Rays per una consulenza. Il nostro personale specializzato sarà a tua disposizione per pianificare con te il tuo impianto su misura. Contattaci per nuovo impianto, revamping e manutenzione fotovoltaico. Chiama il numero 331 21 84 036 o vai sul nostro sito www.solar-rays.eu. Solar Rays, la tua libertà energetica. Ciao, sono Carlo, ho 58 anni e nella mia vita ho sempre lavorato nel settore commerciale o nel management alberghiero. Nel 2020 ho incontrato questa realtà, Schiena Generali di Sondrio, dove mi sono creato una professione stimolante e gratificante, quella dell'imprenditore a costo zero. Ho trovato un lavoro che mi dà totale flessibilità, dove mi organizzo io la giornata e soprattutto non ho un capo che si sveglia male. Inoltre quanto guadagno lo decido io. Anche tu quindi puoi far parte della squadra e come me rappresentare uno dei più grandi mansionari al mondo. Generali. E tu cosa stai cercando? Contattaci, che ti costa? Beh, io sono arrivato. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Generali Sondrio Garibaldi. Tante storie. Una sola squadra. Abita dove puoi essere te stesso. Da Spadaccini Mobili trovi professionisti che sapranno aiutarti ad abbinare stile, colore delle pareti, pavimenti e decorazioni. Mai come ora sappiamo quanto deve essere confortevole, funzionale ed accogliente il nostro living. Contattaci, insieme troveremo una soluzione in linea con le tue esigenze, i tuoi gusti e i tuoi desideri. Spadaccini Mobili, a Niardo. Vivi la nuova mobilità con Autovittani, la transizione ecologica, la modernità e tutta l'evoluzione di Renault, la robustezza, l'affidabilità, le ultime novità di Dacia, l'indipendenza di guida a partire dai 14 anni, la sicurezza e lo stile di Aixam. Da Autovittani, l'ampia scelta di un parco auto usate e la possibilità di car sharing, l'autonoleggio a breve termine. Ci trovi a Castione Andevenno, in via Rosette 1A, www.autovittani.it. Ognuno di noi ha una casa del cuore. Per qualcuno è un rifugio intimo e segreto, per altri un luogo dove ritrovare la pace. C'è chi non se ne separerebbe mai, chi adora il suo monolocale e chi vorrebbe un open space. Qualunque sia la tua idea di ristrutturazione, con noi puoi trasformarla in realtà. Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Camer. Ristrutturazioni di interni a Sondrio, con tutta la sicurezza garantita, Stil Bagno. Eulo è la rete wireless a banda larga che ti offre un nuovo modo di navigare in internet. Arriviamo direttamente a casa tua, anche dove gli altri operatori non arrivano. Non ti serve una linea telefonica e non devi pagare il canone Telecom, ti basta la nostra antenna. I tempi di attivazione sono brevissimi. Eulo è proprio quello che stai cercando, la soluzione ideale per tutti, famiglie e aziende. Connessioni a partire da 24,50€ al mese. Con Eulo e RF Com Wireless è tutta un'altra rete. Comunità Montagna, storie di persone e territorio da Uncem Lombardia. Il martedì, il giovedì e il sabato alle 20.45 su TSN, canale 85. In live streaming sul sito www.radiotsn.tv. TSN e MGM 2000 portano la Serie A2 del calcio a 5 in TV. Il lunedì sera alle 21 segui in differita tutte le partite in casa della squadra MGM 2000. Rivivi le azioni e le emozioni del campo comodamente da casa. Il lunedì sera alle 21 tutte le partite in casa di MGM 2000 in differita. Solo su TSN, canale 85. Thank you.
in collaborazione con Spluga Petroli. Spluga Petroli è specializzata nella vendita, fornitura e distribuzione di prodotti petroliferi, oli e combustibili per diversi settori di impiego. La distribuzione è garantita da un'efficiente e affidabile organizzazione che copre il territorio della provincia di Sondrio e dell'Alto Lago di Como. Spluga Petroli, via Marconi 3 a Chiavenna, www.splugapetroli.com. Trovati qui dalla Palaghiaccio di Chiavenna, siamo pronti per il terzo periodo dell'incontro, andiamo subito in sala stampa con il nostro Luca Risciotti che è in compagnia del vicepresidente Giovanni Dadini. A te Luca! Finisce il secondo tempo, Chiavenna 1, Vinciau 3, facciamo un passo indietro, parliamo un po' del primo tempo. Secondo me è giocato molto bene da Chiavenna, anche il gol non gol, ma probabilmente non l'ha visto solo l'arbitro, diciamo così. E anche due minuti di superiorità nel 5 contro 3 che non abbiamo sfruttato al meglio. Sì, no, al primo tempo siano entrati in campo i ragazzi con la buona grinta, quella che ci vuole, un buon pattinaggio, poi vabbè il gol non gol l'abbiamo rivisto noi alla televisione, era gol, poi l'arbitro ovviamente era in una posizione sfortunata e non l'ha visto, capita, è così. E il secondo tempo abbiamo fatto più fatica, ho visto la squadra un po' più contratta. E adesso speriamo che nel terzo periodo vengano fuori i duri allenamenti che stiamo facendo in questo periodo e magari avere più gambe dell'avversario, vediamo, ce la giochiamo, dai. No, perché nel secondo tempo, a differenza del primo, abbiamo fatto belle azioni, abbiamo limitato moltissimo l'avversario e nel secondo tempo mi sembra che si sia proprio capovolta la situazione. Eh sì, ho visto i ragazzi un po' sulle gambe, adesso vediamo il terzo tempo, io sono fiducioso. Grazie mille a Tadini. Grazie a te Luca. E torniamo quindi dalle immagini dalla nostra postazione, grazie a Luca Risciotti, grazie a Giovanni Tadini, siamo pronti per raccontarvi ancora il match, le squadre hanno appena fatto il loro ingresso sul ghiaccio, stiamo attendendo ovviamente il via libera dai direttori di gara per riprendere l'incontro. Partita che per il Chiavenna è stata a due facce, un primo periodo buono, un secondo periodo dove ovviamente, come detto, per chi non ci avesse ascoltato e seguito in diretta TV poco fa, un Chiavenna è quasi non sceso in campo, poche azioni affidate più che altro ai singoli, poca unità di squadra e infatti Vishgau Icefix ne ha approfittato in due occasioni andando sul 3-1 sul parziale appunto che apre questo terzo periodo di gara. Ricordiamo che questa è l'andata dei quarti di finale dei playoff di Italian Hockey League prima divisione, il prossimo incontro si giocherà a campi invertiti questo sabato e nella partita odierna è ammesso anche il pareggio, nella prossima partita invece in caso poi di parità nei risultati si procederà con i supplementari e un eventuale turno di rigori per decretare la squadra che passerà il turno e proseguirà il cammino in questa Italian Hockey League prima divisione 2023-2024. Siamo quasi pronti per riprendere il filo del discorso interrotto poco fa con l'intervallo. Il tifo sugli spalti è caldo e ci tiene a sostenere al meglio la formazione verde-blu. Necessario che i giocatori diano tutto sul ghiaccio, speriamo che coach Kavcic abbia strigliato per bene i giocatori, intanto Luca è tornato in postazione, dicevamo insomma speriamo che ci sia stata la scossa necessaria. Speriamo, adesso è rientrato Gherardi, ho visto. Sì, al momento è sul ghiaccio, quindi ha ricomposto anche la prima linea, contava al centro della prima linea, ha provato a cambiare qualcosa. Eh sì. Però parlando prima col vicepresidente Tadini, anche lui non riesce a spiegarsi quell'involuzione che ha avuto nel secondo tempo rispetto al primo, che li abbiamo pressati bene, esatto, e hanno fatto fatica loro, e nel secondo è proprio... Vabbè, speriamo bene. Speriamo. Il terzo periodo è ricominciato in questi istanti, è proprio... Dennis Gherardi che prova a
mettere pressione alla difesa avversaria. Speriamo che stia bene. Eh sì. Vedo anche Tava sul ghiaccio, quindi momentaneamente anche lui è riuscito. Sì, sì, no, sta bene. Rientrare senza problemi. Ci auguriamo che tutti gli effettivi siano al meglio. Secondo te è meglio andare subito a rete per dare più... Sì, secondo me un gol ci vuole nei primi minuti, è fondamentale subito, adesso, sì. Sì. Almeno riuscire a portare a casa un pareggio sarebbe tanto. Per come si è messa la partita, esatto. Sì. C'è Rigoni che riesce a allontanare questa azione pericolosa. Podolski. Qui i passaggi non vanno a buon fine, prova a ripartire Vinschau Eisfix con Andergassen che scambia con i compagni, gioco interrotto, cambiano le linee, parziale di 3-1 sempre in favore della squadra ospite dopo 1 minuto e 05 di gara in questo terzo periodo. Attenzione qui, rischio pericolosissimo. Verde blu. Zandonà ha lasciato danzare questo disco davanti a Guanella che deve intervenire bloccandolo. Comunque hanno avuto ancora da ridirsi qualcosa i giocatori delle due squadre. Non... Sì, è un po'. Diciamo che le precedenti divergenze non sono state appianate, diciamola elegantemente, no. Va? Tra l'altro poi al termine del terzo periodo riusciremo a collegarci anche con Pietro Del Curto, che oggi non è dei nostri per chi ci sta seguendo da poco, e avremo anche un suo commento al termine di questo terzo periodo. Marini prova a lanciare Trussoni, alla meglio qui Vinschau Eisfix che prova a risalire, ma attenzione, un tentativo di Molinetti. Fuchs dentro per Paul. Attenzione, Paul è sempre bravo di cercarsi tra i pattini e le stecche avversari. Esperienza sicuramente. Andreas Paul, capitano della formazione di Vinschau Eisfix. Ha messo in difficoltà più volte questa sera la difesa verde-blu. Ecco De Anesi. È mancato un po' stasera, si è visto fino poco, adesso. Sì. Anche lui non è riuscito a essere incisivo come al solito, un po' come tutte le linee d'attacco Chiavennasche. Tava. Prova con un tentativo. No, va bene, se ferma il disco il portiere va bene. Era forse però un po' troppo lento come tentativo. Sì, però se le vai subito sul portiere che lo ferma e fai l'ingaggio nel terzo va sempre bene. Ripartiamo quindi, attenzione con una penalità. C'è una penalità, una carica alla balaustra per Pirker. Non l'ho vista. Quindi Chiavenna stava sfruttata, questa va sfruttata. Eh sì, anche perché siamo nel terzo offensivo, ingaggio, superiorità numerica. Completa tu la frase. Certo, Luca. Certo, no, questa va sfruttata, bisogna vincere l'ingaggio, è importante. De Anesi per Chiavenna, Rigoni cambia con Marini, ancora Rigoni dentro per De Anesi, prova a salire il numero 7 della formazione verde-blu, attende i compagni, sempre De Anesi, trova Podolski per Marini, Marini si accentra, scarica il tiro, para la Durner. E quando ha la visibilità il portiere è difficile segnare da lì. Eh sì. Difficile.
Marini è uno che dalla distanza riesce a... Certo, ha un bel tiro Marini. Caricare bene, purtroppo, però qui era... Però se non c'è traffico davanti al portiere sì, è difficile, è difficile. Sì, perché ha il tempo di vedere la partenza del tiro, il movimento... Da quella distanza poi è difficile. E seguire bene l'azione. Ricomincia l'azione con questo ingaggio, ancora che viene in possesso del disco Maraffio, il tentativo dalla lunga distanza di Maraffio. Ora Zorloni che cerca di intendersi con i compagni. Sempre Zorloni prova a mettere in mezzo un tiro barra passaggio. Né un tiro né un passaggio. Esatto. Ancora lui, ancora dentro. Questa volta l'uomo c'era, era Tava davanti al portiere, ma il tentativo era impreciso. È andato a balaustra. Zorloni. Riparte. Bravo. Ancora Zorloni a riconquistare il disco. Finessi, Finessi viene contrastato dalla difesa avversaria. Chiavenna che negli ultimi 30 secondi di power play cerca in tutti i modi di forzare la difesa di Vinciau. Allontana, si riparte con Maraffio che prende tempo. Si cambiano le linee. Lascia De Anesi. Va rapido De Anesi, fa fuori un avversario, tenta di far fuori anche il secondo, va a concludere. Questa è un'azione alla De Anesi. Questa sì. Podolski. E intanto finisce il power play in questo istante. Vinciau Aušvic al completo. Parità numerica ristabilita e squadra ospite che tenta di farsi avanti. Beh, nettamente meglio il Chiavenna in questo terzo periodo. No, siamo partiti un po' meglio rispetto al secondo, quello sì. Cerchiamo di concretizzare un po' di più queste azioni, di costruire un gioco che porti almeno per partire a ridurre il passivo. Sì, ci vuole un gol, ci vuole un gol. Ricomincia l'azione da un ingaggio nel terzo chiavennasco. Maraffio riesce a far scorrere il disco verso i compagni. Subito Vinciau aggressivo. Ancora Maraffio, riceve il disco da Zandonà, lo lancia in avanti verso Trussoni, contrastato dai giocatori arancioneri. Zandonà. Ecco, stiamo tornando a fare quello che facevamo nel primo periodo, andare subito ad aggredire sì, quello che dobbiamo i difensori. Fare, non dobbiamo farli giocare. Esatto, anche perché poi perdono il disco e come qui lo riconquistiamo, tentiamo, seppur impreciso, contava di andare a battere il portiere avversario. Attenzione, attenzione, in avanti, Vinciau, il tentativo, la parata su tiro di Guarise. Guanella c'è. Zorloni per Finessi, Finessi si fa avanti, perde il tempo e il disco, deve intervenire De Anesi a riconquistarlo. Riparte Chiavenna ancora con Finessi. Marini, Finessi dentro per Marini, prova la sortita offensiva il numero 91 chiavennasco. Azione interrotta, 6:28, Chiavenna 1 Vinciau Aušvic 3. Non è ancora cambiato il parziale in questo terzo periodo di gara. In possesso del disco adesso Vinciau Aušvic, Under Gassner, il tiro e il gol. Questo è un gran bel gol. Sì. Beh, contrastato forse un po' poco. Le ha lasciato troppo spazio, sì. Under Gassen va a concludere bene, mette dentro in un punto difficile da prendere anche per Guanella, tra palo e traversa. Va a insaccare la rete del 4-1. Beh, niente da dire sul gol. No, bel gol.
Ha segnato Michigan I6 con il numero 47 Simon Andergassen, la rete del 4-1. Ricominciamo così, ai noi, con un altro gol di passivo. C'è ancora molto da giocare, questo lo dobbiamo dire. Sì, no, il tempo c'è ancora. Però un altro gol non aiuta nel tentativo di rimonta. No. Ecco. Ancora in avanti la formazione ospite che non demorde. L'importante adesso è non subire ancora quel contraccolpo psicologico che ha caratterizzato il secondo periodo di Chiavenna, ma cercare in ogni modo di riprenderci. Molinetti, contrastato da due avversari, hanno la meglio gli arancioneri. Provano con Guarise a salire, ancora Guarise, lascia un compagno il tentativo di Verza. C'è una penalità per noi. C'è un contrasto, giudicato falloso su Verza, appunto. Penalità. Si tratta di Zorloni, l'autore del fallo. Carica con bastone, segnalata dall'arbitro. Power play, quindi, per Vishgau Icefix. E a questo punto facciamo molta attenzione, scusate. Sì, adesso sì. Penalità per Chiavenna, 2 minuti al numero 88, Alex Zorloni per carica con bastone. Non ci sta Vishgau a lasciare il disco a Chiavenna e lo contrasta in ogni modo possibile. Tava comunque stoico, prova a lottare, alla meglio la formazione avversaria. Ecco in avanti Riedel. Dalla parte opposta trova Fuchs. Dentro per Nagel. Ancora Nagel, il tiro, Guanella. E poi sul tentativo di ribattuta di un compagno, ancora Riedel, va a bloccare e a interrompere l'azione. Ci hanno fatto molto girare avanti e indietro nel nostro terzo, sono riusciti a prendere spazio per questa conclusione. Sì, adesso sì. Siamo anche stati abbastanza fortunati, non qui. Dobbiamo subirne un altro adesso. Sì. Ecco qua, si riparte. Ancora Verza, l'autore di uno dei gol di questa sera. Verza dalla distanza, centra la balaustra, allontana la difesa verde-blu, ci prova in ogni modo a ripartire l'Hockey Club Chiavenna. C'è Peterson e Podolski, quelli che ci hanno provato di più nelle azioni offensive. Sì. Pircher porta il disco in avanti per Vishgau Icefix. Attenzione qui, queste azioni con l'uomo in meno sono molto molto pericolose. Ancora Verza, Guaresi, scambio con Klein, ancora Klein. Attenzione, qui una reazione addirittura Guanella. Di Guanella. E qui si va a alzare il nervosismo sul ghiaccio tra le due compagini e si prevede un finale abbastanza incandescente anche dal punto di vista delle penalità, Luca. Eh sì, adesso sì, deve tenere in mano la partita l'arbitro, perché sennò ha lasciato correre un po' troppo, doveva essere un po' più. Credo che venga data una penalità, credo che sia stata data una penalità. Bastone alto al numero 15 Christian Verza, appunto, per bastone alto e per la reazione Guanella. Altri due minuti, sconta la penalità essendo Guanella il portiere di Chiavenna. Non ho visto il giocatore che è andato. No, deve ancora uscire. Deve ancora uscire. Dovrebbe scontare la penalità. Trussoni. Eccolo, Trussoni, il numero 17. Quindi queste le penalità, che non vanno a tabellone perché sono appunto personali. Sì.
Penalità per Michał Isfix, 2 minuti al numero 15, Christian Perza per Bassone Alto. Penalità per Chiavenna, 2 minuti al numero 12, Giovanni Guanella. Sconta la penalità il numero 17, Stefano Trussoni. Sì, Guanella ha reagito a questo bastone alto di Verza. È un po' il nervosismo, un po' sì. Si può anche capire. 25 secondi ancora di power play per quello che riguarda Vishgau Isfix. Cerchiamo di gestirli al meglio, cerchiamo di non subire ulteriori gol. Dalla distanza Paul devia Guanella. Cerca di salire ancora la squadra ospite, trova la difesa pronta. Podolski prova a liberarsi di due avversari, non riesce nell'intento. Riparte Vishgau. Chiavenna al completo. È rientrato intanto Zorloni, quindi Chiavenna esaurisce la penalità. 9 minuti 40 secondi, Chiavenna 1, Vishgau Isfix 4. In questa andata dei quarti di finale dei playoff di Italian Hockey League prima divisione 2023-2024. Passivo a noi importante e dire che eravamo partiti bene con il gol del vantaggio dopo 3 minuti circa di gara. Ricordiamo anche un gol non gol, ma più gol che non gol, visto non visto dall'arbitro. Lo abbiamo rivisto nel replay, lo faremo vedere anche più tardi grazie alla nostra regia. Perde il disco intanto De Anesi, su un'azione offensiva lo riconquista subito il Chiavenna. Attenzione Zorloni, il tentativo. Quando riusciamo ad avere il disco siamo pericolosi. Tava ancora ben posizionato Ladurner. Arrigoni lotta con un avversario, si tratta di Prosliner. Alla meglio la formazione chiavennasca nel possesso del disco che prova a salire. Cambio di linea. Gherardi è uscito ancora. Sì. Si vede che non ce la faceva allora. No, fa solo qualche scampolo di periodo. Ha provato, ma basta, non riesce a essere al meglio purtroppo dopo quel fallo al termine del primo tempo. Siamo entrati nei 10 minuti finali di questo terzo periodo. Attenzione a Podolski, lo seguiamo, va via un avversario, riesce a liberarsi forse anche del secondo, poteva starci una trattenuta. L'arbitro ha lasciato proseguire. No, lascia correre, non lascia è molto così. Molto correre ormai. Quello. Abbiamo capito che Simone Lega è di manica larga, diciamo. Esatto. Arrigoni prova ad amministrare il disco con l'aiuto dei compagni. Ecco in avanti la formazione chiavennasca. Attenzione, il disco in mezzo. Molinetti davanti al portiere. Non riesce il tentativo di battere a rete Ladurner. Riparte Klein. Cerca l'appoggio dei compagni. Attenzione Fuchs, prova a mettere il disco ancora per l'onnipresente Paul, troppo decentrato, non era in posizione pericolosa. Qui un tentativo dalla distanza, Guanella senza problemi. Sbagliamo molti passaggi ancora, comunque sì, stiamo lasciando veramente tanti dischi alla formazione ospite. Siamo sicuramente migliorati rispetto al secondo periodo. Sì, qualcosa meglio, ma... Però comunque... Non è sufficiente. Non è sufficiente, assolutamente no. E... Attenzione qui Podolski! Va a rete! Bravo, bravo. Valery Podolski su un ottimo passaggio riesce a mettere a sedere il portiere, a insaccare il 4-2. Bella azione, Luca. Bella azione, sì, bella azione, bel passaggio di Tava. Chiavenna ha segnato il 4-2 il numero 67 Valery Paul.
succede. Quindi Podolski, l'autore del gol che quantomeno accorcia le distanze, speriamo che faccia bene. Ah, c'è ancora tempo, c'è ancora c'è tempo, esatto, ancora 7 minuti di gara, c'è tempo per accorciare, pareggiare e poi chissà. Chiavenna 2, Vinga Icefix 4, 13.07 sul cronometro, il tiro parato da Guanella. Hagl, l'autore del tentativo di poc'anzi. Qui si lotta a centrocampo per la conquista del discolo, vince Tava, quindi il Chiavenna può tentare di imbastire una nuova azione. Attenzione, seguiamo subito. Ancora Podolski che tenta di farsi largo tra ben tre difensori, hanno la meglio questi ultimi. Peterson per l'Hockey Club Chiavenna. Passaggio ancora sbagliato, è sempre Paul che va a contrastare i giocatori. Succetti passa a Rigoni, da questi dentro Podolski cerca di farsi vedere, non riesce l'anticipo sul difensore di Vinga Icefix che riesce a far circolare bene il disco, a rilanciarlo in avanti. Rigoni rientra in difesa per governare il puck. È inutile, anche in difesa poi qualche disco lo perdiamo e lasciamo spazio. Sì. Il ghiaccio anche non è bellissimo adesso. Sì. In questa fase di gioco no, non è il massimo e non aiuta poi appunto nel passaggio. Già sbagliamo di nostro e quindi attenzione al tentativo di Fuchs. È gol. Che va a rete, 5-2. Riprende il largo ancora Vinga Icefix, 14-36. Mette a sedere Guanella, Fuchs e insacca la rete 26, del 5-2. Peccato perché stavamo accorciando. Questo è un po' colpa sua purtroppo. Sì, qui ha calcolato male il tiro Guanella e Chiavenna va sotto ancora di un gol. Ha segnato Vinga Icefix la rete del 5-2 con il numero 26, Jacopo Fuchs. Poco più di 5 minuti al termine. Peccato perché il gol di Podolski aveva dato una piccola speranza di... Eccolo qui a Trussoni che conquista il disco, si allarga, cerca gli accorrenti compagni per andare a concludere, nulla di fatto. Sì, Podolski è riuscito a concretizzare il movimento che comunque per tutta la partita ha fatto, un po' in solitaria. Sì, no, qui invece bene. Anche nel secondo tempo è forse stato il migliore dei nostri. Sì, fino ad oggi sì, fino ad ora sì. Attenzione a Pirker, deviato dalla difesa, da Zandonà questo tiro. Sale Chiavenna con Molinetti. No, non fischia niente stasera. No, non ci sono interruzioni. Lascia veramente correre tantissimo. Io credo che tutti i falli che ha dato sono per eccessiva durezza, falli a gioco fermo, bastone alto, è vero. Con reazione di Guanella di prima, eccetera. Però non... Qualche penalità in più ci stava anche per loro. Non ha fermato molto il gioco se non per fuori giochi, liberazioni vietate, eccetera. Oggi è il direttore di gara. Rigoni tocca per Tava, dentro per Zorloni, attenzione Zorloni davanti al portiere ed eccolo il gol. Accorcia Chiavenna ancora con Zorloni, 5-3. Insomma, se non altro riprendiamo quei due gol di scarto che avevamo fino a poco fa. Vediamola così Luca. Peccato, non ci voleva il quinto gol. Chiavenna ha segnato il 5-3, il numero 88, Alex Zorloni. E seguiamo adesso al 16:13 questa azione offensiva di Chiavenna che parte subito forte nuovamente, vuole schiacciare ancora Vinga
C'è Tava che prova ancora con Podolski, c'è in mezzo De Anesi. Non si finalizza questa azione, riparte subito Vinschgau con Fuchs, l'autore del gol appunto del 5-3, del 5-2, anzi. Questa volta fortunatamente per noi esito differente il suo tentativo. Dalla distanza il tiro di Nagl. Devia Guanella. Zandona. Rigoni. Esce dal terzo il disco. Podolski. Si riparte ancora una volta, all'ennesima, dal terzo chiavennasco con Zandona. Attenzione, Zandona prova a salire, contrastato con un colpo di stecca sul disco da un avversario che favorisce i suoi. 17:30, Luca, ci avviciniamo anche al momento dell'assegnazione del premio Man of the Match powered by Brisaola Panzeri. Ti toccherà come sempre dare poi un è sempre un difficile premio. Scegliere quando sì. Ai nostri e a loro poi. Sì. No, beh, loro forse il loro capitano Paul, giusto? Paul, sì, Andrea ha giocato Paul, molto bene. Ha giocato molto bene. Ha messo veramente lo zampino su ogni o quasi azione. Sì, sì, ha segnato un gol e in più ha fatto anche per il momento dei nostri. Ma secondo me Podolski è migliore, sì, al momento. Podolski, Zorloni che ha anche Zorloni, sì, ha giocato bene, però Podolski, come ti ho detto prima, nel secondo tempo è stato quello che ha giocato, ha fatto meglio, qualcosa in più rispetto agli altri. Poi secondo me abbiamo patito un po' la mancanza di Gherardi, di Gherardi, che era partito, sì, molto forte al primo tempo. Sì. Due gol di Zorloni, uno di Podolski, questo è il ruolino di marcia di Chiavenna in questo. Ma forse premiamo Zorloni, che non l'abbiamo mai premiato. Podolski, se non sbaglio, una volta l'abbiamo già. Onere e onore tuo, quindi. No, beh, meritato anche lui. Sì, assolutamente, assolutamente. Attendiamo comunque l'ultimo minuto e mezzo che rimane di questo incontro per dare poi appunto l'assegnazione anche di questo premio Man of the Match powered by Brisaola Panzeri. Sentiremo poi anche Luca del Curto, Pietro del Curto al telefono per avere un commento anche, certo, da lui al termine dell'incontro prima di andare in pubblicità, e speriamo poi di riuscire ad avere anche qualche commento da qualcuno. Proviamo. Della squadra magari al termine dell'incontro. Della squadra dubito, però. Di solito sulle sconfitte non vogliono parlare, però cerchiamo di capire se qualcuno si immola per la causa, dai. Cosa c'è ancora? Attenzione, ancora un giocatore di Chiavenna a terra su questa azione. Peterson è rimasto a terra, colpito da un avversario. Anche qui l'arbitro lascia proseguire. Entra il medico sociale, dottor Marolda, per sincerarsi delle condizioni di William Peterson. Si rialza, riesce a uscire. Stiamo un po' perdendo i pezzi in questa partita. Partita molto dura, lo dobbiamo dire. L'arbitro l'ha lasciata correre. Secondo me un po' troppo, qualche fallo in più poteva fischiarlo, perché sì, loro sono stati un po' fallosi rispetto a noi. Ci auguriamo che anche appunto Peterson possa poi riprendersi senza problemi. Attenzione a De Anesi, il tentativo parato da Ladurner. 19:07, Chiavenna 3, Vinschgau Eisfix 5. Abbiamo già dimostrato che nell'ultimo minuto possiamo comunque fare due gol, non è una cosa impossibile, l'abbiamo già potrebbe fatto. Potrebbe rischiare anche togliere il portiere, ma si vede. Si potrebbe quasi rischiare, tanto ormai qui non contano poi i punteggi, quindi persa per persa non cambia niente. Esatto, potrebbe essere uno stimolo per accorciare e magari andare
sabato alla partita di ritorno con un pareggio in tasca anziché una sconfitta. Ci darebbe qualcosina in più in termini di tranquillità, non troppo, ma comunque. Ancora in avanti Fuchs per Vinschgau, contrastato qui fallosamente, dice l'arbitro. Penalità in carico a Chiavenna e quindi formazione verde-blu che sarà costretta a terminare l'incontro con un uomo in meno, quindi power play fino al suono. No, no, è per loro. Ok, sembrava un fallo invece di un giocatore di Chiavenna, invece era Fuchs che è in fase d'attacco. Ha alzato il bastone, quindi bastone alto. Adesso dovrebbe togliere il portiere e giocare allora, 6 contro 4. 6 contro 4 dovrebbe essere una cosa fattibile, rischiosa ma fattibile. Ha chiesto il time out adesso. E intanto ha chiesto il time out, sì, Chiavenna. Penalità per Vinschgau Icefix, 2 minuti al numero 26, Jacopo Fuchs per bastone alto. Time out intanto chiesto da Chiavenna. E appunto il coach verde-blu Kavcic chiede un timeout, probabilmente qui si parlerà di togliere Guarnera. No, non lo toglie. Tu Luca l'avresti tolto? Ma certo, abbiamo già la superiorità numerica, giochiamo con 6 uomini di movimento contro 4, va tolto il portiere, se prendiamo il sesto non cambia niente. Ah sì. Ma non lo toglie. Ecco, così come giocare ad esempio in 4 contro 4, ci sono più spazi, giocare in 6 contro 4 non rischia di affollare magari troppo? Sì, quello sì, senza dubbio, però con 2 uomini di movimento in più non è poco, ma vedo che è ritornato in porta Guanella per questi ultimi 30 secondi, quindi niente. Probabilmente ci accontentiamo del 5 contro 4. Vediamo se riusciamo a imbastire questa azione ormai finale, visto il poco tempo residuo. E bisogna tirare. Rigoni che prova a mettere dentro il disco Tava, non riesce a deviarlo verso la porta. Avversario ancora Rigoni. Colpisce male qui. È andato il bastone invece del disco. Niente, è andata così. Niente, è andato ormai 2 secondi al termine. Finisce qui. Chiavenna 3, Vinschgau Icefix 5. Questo è il risultato finale della gara di andata. Peccato. Per come siamo partiti con il gol di vantaggio, poteva andare diversamente questo incontro. Sì, gol di primo tempo, dobbiamo recriminare un po' sul primo tempo per il gol che non ci hanno dato, che era regolare. Vinschgau Icefix 5, si conclude la gara di andata dei playoff. I 2 minuti giocati in 5 contro 3, che non siamo riusciti ad andare a segno. E poi c'è stato quel calo nel secondo tempo, la partita l'abbiamo persa lì nel secondo tempo. Eccolo il gol che ci faceva stava facendo rivedere. Eccolo lì il disco in porta. Eccolo il disco che ha superato la linea. Certo. Ed era assolutamente da convalidare. Certo, quello lì era il nostro vantaggio, vuol dire che se segnavamo anche il secondo andavamo sul 2-0, poteva cambiare la partita. Sì. Peccato, il direttore di gara forse qualche colpa ce l'ha, non ha arbitrato al massimo. No, doveva essere un po' più fiscale, qualche penalità in più doveva fischiarla. Sì. Perché i nostri hanno preso anche qualche botta di troppo. È terminato l'incontro, tra poco state con noi perché verranno assegnati i premi Man of the Match, powered by Brisaola Panzeri, sia ai giocatori di Vinschgau Icefix che ai nostri verde-blu. Io direi Zorloni per il Chiavenna. Luca, quindi confermi Zorloni per Chiavenna. E invece il capitano Paul per Vinschgau Icefix. Siamo pronti allora per comunicare anche ai tifosi e ai nostri telespettatori da casa con le immagini che restano qui dal palaghiaccio di Chiavenna. I premi Man of the Match, seguiamo questo momento. Siamo pronti per assegnare i premi Man of the Match powered by Brisaola Panzeri. E allora incominciamo dalla formazione ospite. Chiama Carlo Marolda. Intanto chiamiamo anche il dottor Carlo Marolda,
sul ghiaccio per la premiazione. Ecco, viene chiamato anche il dottor Carlo Marolda per premiare i giocatori. Si avvicina. Grazie a voi. Monica. E a un ex verde blu, appunto, Ricamonti, per la premiazione. Il migliore in campo, man of the match, powered by Brisaola Panzeri per Vinschgau Icefix, Andreas Poll. Ed ecco Andreas Poll premiato. Meritato, meritato. Meritato, assolutamente, sì, hai fatto un'ottima scelta. Bella partita. Per quanto riguarda invece Chiavenna, adesso seguiamo il momento anche della consegna. Per l'Hockey Club Chiavenna, man of the match powered by Brisaola Panzeri, il numero 88, Alex Zurloni. Ed ecco Zurloni, l'autore dei due gol, che va a prendersi il premio. Un po' con l'amaro in bocca, ma purtroppo... Eh sì. Ecco qua la premiazione, accontentiamoci Zurloni del premio meritato anche della lui. Partita. Intanto vediamo se riusciamo anche a collegarci con il nostro Pietro Del Curto per avere un commento sulla chiusura di questo incontro. Pietro, sei in linea? Pietro, mi senti? Sì, io ti sento molto bene, voi mi sentite? Noi riusciamo a sentirti, ci auguriamo che la tua voce giunga forte e chiara anche ai nostri amici a casa. Allora, un commento da parte tua, che hai seguito, diciamo, davanti allo schermo l'incontro. Cosa ci puoi dire? Sì, e dunque, intanto ciao Nick, ciao Luca e buonasera a tutti i telespettatori. Ciao Pietro. Ciao, ciao. Ma che dire, praticamente la partita di stasera secondo me ha rispecchiato un po' l'andamento di tutta la nostra stagione e ha evidenziato anche un po' il limite della nostra squadra, ovvero la mancanza di continuità. Abbiamo fatto un primo tempo meraviglioso, che meritavamo di chiuderlo anche magari in vantaggio, adesso a prescindere dal gol fantasma non visto, ma poi una sorta di blackout. Nel secondo tempo sembravamo un'altra squadra e nel terzo tempo siamo migliorati un po', ma non siamo riusciti a raddrizzarla. È peccato, comunque vabbè, ci resta ancora una chance a giocare in casa loro, non si può mai sapere. Per cui niente, bravi, avete fatto un bellissimo commento, bella partita, bellissimo vedervi streaming, io sono in Engadina e vi ripasso la linea, a presto ragazzi. Grazie Pietro, Pietro. Grazie mille, grazie anche per tutti i commenti di questa stagione e ti aspettiamo ovviamente, tocchiamo ferro. Per la prossima partita, speriamo breve. Non eh? Si può mai sapere, non si può mai sapere. A presto, esatto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao Pietro, ciao, ciao. Grazie ciao. Di essere stato con noi qui su TSN anche a distanza, a soffrire con noi per la partita, insomma, anche questa sera. Luca, se riusciamo ad avere delle interviste, proviamo. Non siamo sicuri, ci proviamo, torneremo a collegarci dalla sala stampa, in caso contrario... torneremo solamente per i saluti conclusivi. Intanto diamo la linea alla regia. A tra poco. In collaborazione con Spluga Petroli. Spluga Petroli è specializzata nella vendita, fornitura e distribuzione di prodotti petroliferi, oli e combustibili per diversi settori di impiego. La distribuzione è garantita da un'efficiente e affidabile organizzazione che copre il territorio della provincia di Sondrio e dell'Alto Lago di Como. Spluga Petroli, via Marconi 3 a Chiavenna, www.splugapetroli.com. Sì.
Sei stanco di bollette sempre più care? Vuoi raggiungere la tua libertà energetica? Chiama Solar Race per una consulenza. Il nostro personale specializzato sarà a tua disposizione per pianificare con te il tuo impianto su misura. Contattaci per nuovo impianto, revamping e manutenzione fotovoltaico. Chiama il numero 331 21 84 036 o vai sul nostro sito www.solar-race.eu. Solar Race, la tua libertà energetica. Vivi la nuova mobilità con Autovittani, la transizione ecologica, la modernità e tutta l'evoluzione di Renault, la robustezza, l'affidabilità, le ultime novità di Dacia, l'indipendenza di guida a partire dai 14 anni, la sicurezza e lo stile di Aixam. Da Autovittani, l'ampia scelta di un parco auto usate e la possibilità di car sharing, l'autonoleggio a breve termine. Ci trovi a Castione Andevenno, in via Rosette 1A, www.autovittani.it. Ciao, sono Carlo, ho 58 anni e nella mia vita ho sempre lavorato nel settore commerciale o nel management alberghiero. Nel 2020 ho incontrato questa realtà, Schiena Generali di Stornello, dove mi sono creato una professione stimolante e gratificante, quella dell'imprenditore a costo zero. Ho trovato un lavoro che mi dà totale flessibilità, dove mi organizzo io la giornata e soprattutto non ho un capo che si sveglia male. Inoltre, quanto guadagno lo decido io. Anche tu quindi puoi far parte della squadra e come me rappresentare uno delle più grandi mansionali al mondo. Generali. E tu cosa stai cercando? Contattaci, che ti costa? Beh, io sono arrivato. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Generali Sondrio Garibaldi. Tante storie, una sola squadra. Eulo è la rete wireless a banda larga che ti offre un nuovo modo di navigare in internet. Arriviamo direttamente a casa tua, anche dove gli altri operatori non arrivano. Non ti serve una linea telefonica e non devi pagare il canone Telecom, ti basta la nostra antenna. I tempi di attivazione sono brevissimi. Eulo è proprio quello che stai cercando, la soluzione ideale per tutti, famiglie e aziende. Connessioni a partire da 24,50 euro al mese. Con Eulo e RFcom Wireless è tutta un'altra rete. Ognuno di noi ha una casa del cuore. Per qualcuno è un rifugio intimo e segreto, per altri un luogo dove ritrovare la pace. C'è chi non se ne separerebbe mai, chi adora il suo monolocale e chi vorrebbe un open space. Qualunque sia la tua idea di ristrutturazione, con noi puoi trasformarla in realtà. Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Camer, ristrutturazioni di interni a Sondrio, con tutta la sicurezza garantita Stilbagno. Abita dove puoi essere te stesso. Da Spadaccini Mobili trovi professionisti che sapranno aiutarti ad abbinare stile, colore delle pareti, pavimenti e decorazioni. Mai come ora sappiamo quanto deve essere confortevole, funzionale ed accogliente il nostro living. Contattaci, insieme troveremo una soluzione in linea con le tue esigenze, i tuoi gusti e i tuoi desideri. Spadaccini Mobili, a Niardo. Comunità Montagna, storie di persone e territorio da Uncem Lombardia, il martedì, il giovedì e il sabato alle 20.45 su TSN, canale 85, in live streaming sul sito www.radiotsn.tv. TSN e MGM 2000 portano la Serie A2 del calcio a 5 in TV. Il lunedì sera alle 21 segui in differita tutte le partite in casa della squadra MGM 2000. Rivivi le azioni e le emozioni del campo comodamente da casa. Il lunedì sera alle 21 tutte le partite in casa di MGM 2000 in differita. Solo su TSN, canale 85. Yeah.
in collaborazione con Spluga Petroli. Spluga Petroli è specializzata nella vendita, fornitura e distribuzione di prodotti petroliferi, oli e combustibili per diversi settori di impiego. La distribuzione è garantita da un'efficiente e affidabile organizzazione che copre il territorio della provincia di Sondrio e dell'Alto Lago di Como. Spluga Petroli, via Marconi 3 a Chiavenna, www.splugapetroli.com. Di nuovo collegati dalla palaghiaccio di Chiavenna, dopo l'incontro che ha visto vittorioso Vinschgau Icefix con il risultato di 5-3, è il momento di collegarci con la sala stampa con il nostro Luca Risciotti, a cui do subito la linea. Vedo un folto parterre di ospiti, e allora Luca, subito a te la linea. Finisce la partita con il risultato di Chiavenna 3 e Vinschgau 5, abbiamo ancora il vicepresidente Tadini. La partita forse l'abbiamo persa nel secondo tempo. Sì, io penso che il secondo tempo è quello che ci ha lasciato un po' sulle gambe, dove abbiamo subito molto il gioco del Vinschgau, che è una squadra esperta, ha 5-6 giocatori che sa rallentare il gioco, sa fare velocizzare al momento giusto, ed è quello che abbiamo pagato nel secondo tempo. Il terzo tempo ci abbiamo provato, quindi c'è stata una reazione, vediamo il lato positivo, e adesso andremo a Vinschgau a giocarcela, perché bisogna vincere per forza entro i 60 minuti e poi sperarne l'overtime. Okay. Però ci crediamo fino alla fine, dai. Grazie mille. Adesso cedo il microfono proprio a te per parlare un po' del futuro dell'Hockey Chiavenna. Dai. Visto che il presente di stasera non è andato in maniera rosea, parliamo del futuro. E abbiamo qua, come ti chiami? Ian Guinzani. Okay. Che giochi? Hockey su ghiaccio nell'Under 14, Under 16 a Chiavenna. Okay. Cosa ti piace dell'hockey, Ian? Fare gol. Mi piace molto pattinare, perché è uno sport molto veloce e pieno di contatto, cioè contatto fisico, e quindi mi piace molto, perché penso che sia una bella cosa introdurre tanto contatto fisico in uno sport. E cosa diresti a qualche tuo coetaneo per venire a giocare a hockey, o anche a bambini più piccoli? Dagli un consiglio. Che è un bellissimo sport, che ti fa, diciamo, appassionare alla velocità e all'uso delle mani con la stecca, ed è molto bello, cioè un bello sport. E quindi invitiamo tutti i ragazzi a venire a vedere le partite, direi. E il vostro campionato come sta andando? Adesso siamo secondi nel Master Round, che sarebbe il girone di quelli più che sono riusciti a qualificarsi, e siamo secondi, e è un bel risultato. E adesso iniziano le partite toste, o sbaglio? Mi sa che abbiamo 4 squadre altoatesine di quelle, ma ci crediamo? Sì, ci crediamo. E tra quanti anni arrivi in prima squadra te? Non lo so, dipende. Ma secondo te? Boh. 6, 5, non lo so. No, dai, speriamo prima. Grazie, Ian. Monica, una battuta anche con Monica della partita. Parliamo della partita, che purtroppo è andata come è andata. Adesso dovremo ribaltare il risultato in casa loro, sarà molto difficile. Questo vedremo domenica, vedremo sabato il risultato. Comunque sia, a parte il risultato che ci sarà, come verrà gestita la partita, dobbiamo fare anche un riepilogo di tutto l'anno. È stato un anno molto di alti e bassi, però abbiamo avuto anche tanti alti e bassi nella società, abbiamo preso una società nuova, e quindi è tutto, ci sta, nel senso, il risultato anche dei ragazzi, dobbiamo anche valutare tutto l'andamento dell'anno, della società, e quindi sono stati bravissimi ugualmente, indipendentemente dal risultato che ci sarà. Io faccio i complimenti ai nostri ragazzi. Grazie Luca. Grazie Nicola, linea a te. Ok, grazie. Grazie mille, grazie al nostro Luca Risciotti, grazie per essere stato collegato con noi in sala stampa e a raccogliere queste testimonianze. A questo punto a me non resta che ringraziarvi per essere stati dei nostri anche questa sera. L'appuntamento per tutti i tifosi verde-blu è per sabato, per la trasferta, per giocare appunto un ritorno tra Vinschgau Icefix e Chiavenna. Noi incrociamo le dita, in caso di passaggio del turno il prossimo incontro sarà quello della semifinale, incrociando le dita, in programma il 9 di marzo, eventualmente al Palaghiaccio di Chiavenna. Seguite comunque i canali
social, TV e radio di TSN per avere aggiornamenti appunto anche in merito alla squadra verde-blu. Dalla Pallaghiaccio di Chiavenna è tutto, da Nicola Prati un buon proseguimento di serata e una buona notte. In collaborazione con Spluga Petroli. Spluga Petroli è specializzata nella vendita, fornitura e distribuzione di prodotti petroliferi, oli e combustibili per diversi settori di impiego. La distribuzione è garantita da un'efficiente e affidabile organizzazione che copre il territorio della provincia di Sondrio e dell'Alto Lago di Como. Spluga Petroli, via Marconi 3 a Chiavenna, www.splugapetroli.com. TSN e MGM 2000 portano la Serie A2 del calcio a 5 in TV.